amici di GM, se benvenuti, cioè noi benvenuti a Palermo, siamo arrivati, l'accoglienza è meravigliosa, una bionda, un amore. Leggio d'oro 2011, premio alla voce, premio nazionale, doppiatori. Oggi sono finito in un paese bellissimo. Le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto ed era pieno di tigri. Da qui in poi tutto è uno spettacolo. Io andai a proporre a Ferruccio Amendola la mia idea del premio Leggio d'Oro perché l'avevo visto la sera prima insieme a Robert De Niro. Io dissi: perché Robert De Niro sì che è famoso ma nessuno conosce la sua voce? E di lì nacque l'importanza delle voci che non vedi al cinema ma che le senti. Questa è l'occasione migliore per raccontare la storia della nostra associazione in un momento particolare a Cefalù, che è il momento del Leggio d'Oro. Vediamo l'attesa e la preparazione di alcuni giovani protagonisti. Per nervi, sangue, che ne so io, fino al cervello. Stava seduto su una carica di plastica. E non avevo dubbi che sarei sceso. È stato istituito un premio alla memoria di mio padre, Renato Izzo, che prevede una borsa di studio a 3 giovani attori. Dopo una lunga selezione, io e la commissione abbiamo trovato 3 giovanissimi talenti. Un riconoscimento a quelli che sono i valori del doppiatore ed oggi abbiamo degli ottimi successi e degli ottimi risultati. Endas per l'occasione organizza un gemellaggio culturale di grande prestigio. Praticamente il comune di Cefalù con il console dell'Ecuador e il presidente dell'Endas. Un grande piacere avere oggi qui il console dell'Ecuador nella nostra città e abbiamo pensato di mostrarle i tesori più belli che questo pezzo di terra riserva. Vorrei ringraziare di questa calorosissima accoglienza da parte del comune di Cefalù e ringraziare Alendas che ha avuto, diciamo, la gentilezza di ospitarci in questo magnifico evento che loro stanno svolgendo. È doveroso a dire che questa manifestazione ha il suo successo grazie a una persona molto ma molto vicina all'Endas e in particolar modo al Leggio d'Oro, che è Lorenzo Beccati, che pubblicamente io lo ringrazio di cuore da parte mia e di tutta l'associazione. Benvenuti al Krusty Krab, il ristorante sottomarino di Mr. Krab. La specialità sono i Krabby Patty. Vi rendete conto? Noi dobbiamo usare questa voce per dare voce, vita, anima, sensazioni a questi cartoni animati, per quanto mi riguarda. Però è un lavoro bellissimo, è un lavoro nascosto che questa sera forse, anzi sicuramente, verrà messo alla luce. Voi potrete vedere la faccia delle persone che dietro a un leggio, non d'oro, ma soltanto un leggio, danno veramente tutto per farvi gustare questi personaggi straordinari che vedete alla televisione. Insomma, Mario Zucca è Mr. Krab, ma è Mario Zucca. Caro Massimo, ultimi ritocchi e siamo pronti per la grande serata all'Arena Daphne di Cefalù. Bravo.
Cari amici, siamo dietro alle quinte di un prestigioso premio, il premio Leggio d'Oro, l'Oscar dei doppiatori. C'è un parterre d'eccezione, alcuni premiati e premianti di tutto rispetto. Abbiamo qui addirittura il nostro Mingo De Pasquale. Grazie anche... del cognome. Ecco, perché ho sbagliato. No, il cognome è quello. Pasquale. Da quando fai regista, hai capito, tu sei Mingo per Striscia la Notizia, ma come regista Mingo De Pasquale, hai capito? Alla regia, giusto? Sì, sì, beh, dietro, poi dietro la sedia, capito? C'è scritto De Pasquale. Che cavolo, assolutamente sì, c'è uno sdoppiamento di identità. Il regista è una cosa, l'inviato è un'altra. È vero, giusto Morenz? Scusatemi un attimo, ma lo dico solo perché lui ha un merito ed è per questa la mia captatio benevolenza, perché mi ha fatto esordire come attore. Questa sera altissime personalità del mondo del doppiaggio, sarà una serata pertanto di celebrazioni ma anche di grandi ringraziamenti. E allora cominciamo con il... Premio Voce Femminile dell'Anno a Valentina Mari. Grazie. Complimenti. Direttamente dalle mani del Presidente Benedetti. D'accordo. Se mi toglierai la spada in tre movimenti, io ti seguirò. Migliore interpretazione maschile dell'anno a Fabio Boccanera. Applausi. Grazie. Vorrei capire, permettimi di sfruttarti, ecco, come il nostro Jack Sparrow, alias Johnny Depp, andrebbe all'abordaggio di questo meraviglioso scafo rumeno. Salve ragazzi e ragazze, quello che è. Il mio nome è Capitan Jack Sparrow. Avrete sentito parlare di me? Per l'interpretazione di Flintstone, dei Pokémon, degli X-Men e dei Fantastici 4, per aver dato spessore all'interpretazione di Jeff Bridges e Dolph Lundgren, Leggio d'Oro voce, cartoon, Mario Zucca! Grazie! Mario Zucca! Grazie! Harry Potter, la nostra nuova celebrità. Premio miglior direzione doppiaggio a Francesco Vairano. Grazie. Complimenti davvero. Eccolo qui. Lei è bella, bellissima picciotta di Palermo. Siamo un po' un gondoliere in vacanza, non mi è venuta bene questa cosa, ma lei mi correggerà nella pronuncia, Stefania Petix. Onestamente lo pronuncio da casa. Beh, è un premio importante. Ho scoperto di avere coraggio dai premi. Cioè, io nella mia vita mai avrei pensato di avere coraggio. È come chi è logorroico, non sa di essere logorroico. Io non sapevo di essere coraggioso, lo sto scoprendo. E peggio, sto cominciando a crederci. Aprite questa porta, sono Moreno Morendo. Leggio d'Oro, miglior voce telefilm e soap opera, Fabrizio Pucci. Fabrizio Pucci che conquista al centro del palco il favore della luce per farsi immortalare dai nostri fotografi puntualissimi. Luca Galtieri, grazie, preparati a una stagione di Striscia che ci vedrà faticosamente protagonisti. È grande! Simone Barbato, direttamente da Zelig, il mimo di Zelig. Il pirulino della bomboletta spray. Sono loro i miei tre ragazzi, credo che mio padre sarebbe stato veramente orgoglioso di questo premio. Lui ha sempre lavorato per lanciare nuovi attori. Allenava i suoi attori ad una riflessione sull'esistenza. La recitazione quindi non solo come mero esercizio stilistico, ma come approfondimento dei propri sentimenti. In realtà ho trovato tre caratteri molto diversi che credo possano veramente colmare una zona, una parte del grande mondo del doppiaggio. Non sogno un toges. Non è che non c'è campo. Non po su pa a e. Premio miglior voce maschile a Francesco Venditti. Complimenti, Francesco Venditti. La foto, il premio
vita. Eccolo lì, lo solleva direttamente. Siamo sull'orlo della guerra e tu dovresti cercare una soluzione diplomatica. Ti volevo dire che sei proprio un gran figo stasera. Anche senza macete. Ma ce l'hai il macete, ma è nascosto. Ma non l'avevo detto a nessuno. Premio migliore interpretazione femminile dell'anno a Perla Liberatori. Sembravi un po' mito durante l'interrogazione. Aspetta, non ti chiamo. Credi che le piacerò? Ma certo, sorella. Come non piacergli? Conte Orlando, ho lasciato Parigi. A Salvatore Olivieri. La voce della tradizione. Ma perché l'hai fatto? Per darti le notizie più fresche. Per una storia di famiglia che si intreccia con quella dello spettacolo italiano, per la passione che ha segnato ogni giornata del loro percorso artistico, premio Alberto Sordi a Gioni Dorelli e Gianluca Guidi. Grazie. Grande serata e tantissime voci importanti. Meraviglioso, sì. Però ma saranno tantissime voci, però c'è una voce, quella che è... Qual è la voce più importante d'Italia, la ragazzi? La voce del maestro, io devo dire maestro perché... Maestro, allora... Ciao bella gente, se vediamo, bezughi!